questi anni abbiamo imparato a ricamare, recuperando la tradizione toscana del ricamo, cioè abbiamo imparato a ricamare a punto piatto, punto raso, tutti i vari punti che ci sono, punto in seta, punto pittura, poi viene anche fatto un corso di tombolo da un'insegnante specializzata, poi viene fatto anche il corso di chiacchierino, poi tutte le altre attività manuali tipiche della nostra terra e non solo vengono insegnate. Ultimo punto di ricamo insegnato alle varie socie che lo richiedono è il punto Baillet. Noi siamo andati come club a fare una gita in Normandia e ci siamo recati a Baillet, dove c'è il famoso, la famosa tela ricamata che risale al 1300 circa, e lì c'è questo tipo particolare di punto che noi abbiamo imparato e che insegniamo quello che vogliono realizzare. Poi noi facciamo molte mostre, abbiamo cominciato con la mostra della coperta di Ciardini, della foto di Ciardini, che l'abbiamo fatta a Firenze nel 2006, poi abbiamo fatto altre mostre, l'ultima di queste è stata la mostra all'Accademia dei Georgofili con tema floreale e naturalistico. E terza volta siamo stati invitati per la mostra dell'artigianato per far vedere i nostri lavori. Siamo molto soddisfatte perché siamo ancora un discreto numero di soci, ci incontriamo il martedì pomeriggio a Palazzo Borghese e là facciamo i nostri corsi e i nostri incontri. È un passatempo piacevole che ci permette di stare insieme, di allacciare amicizie e di portare avanti nel tempo. Facciamo anche giri all'estero per conoscere le altre forme di ricamo che si sono sviluppate nei secoli nel resto dell'Europa e ci divertiamo. Bene. Allora io sto ricamando un tessuto di mistolino e verrà utilizzato questo tessuto per fare una coperta. Una coperta e per fare questi disegni si devono ricamare dei punti punto quadro, delle righe di punto quadro, poi si sfila tutto e si ripassa con filo colorato per fare questo disegno. Questo è un tipo di disegno, qua c'è un altro tipo di disegno. Inoltre c'è questo disegno che vede centrale che è fatto a punto antico. Questa tecnica è una tecnica tipica toscana che veniva usata anche nell'Ottocento per ricamare i corredi delle ragazze. Veniva utilizzata per fare tovaglie, centri e anche lenzuoli. Questo è un altro punto che si vede molto bene ed è stato utilizzato il filo sfumato, cioè un filo che cambia colore dal più chiaro al più scuro, e lo stesso qui c'è un disegno diverso, però altrettanto bello, serve per rendere la coperta allegra, piacevole. Poi forse non dovrà
progetto nato da un disegno di questa signora Roberta Lacini. È tutto ricamato su stoffa già macchiata in qualche modo, che rievoca un muro. Questa, all'altezza di questo muro c'è questa fontanella tutta ricamata con un getto d'acqua, e queste foglioline in parte sono ricamate sulla stoffa di base, in parte invece sono ricamate in mano, una per una, poi circondate dal punto a smerlo e naturalmente dopo ritagliate e applicate alla stoffa base. E così come l'uva, che nasce con delle ciocche d'uva fatte da perline. I rami invece sono in parte fatti appunto a erba, in parte appunto su. Ha ha ha.